Ben ritrovati nei vivai Le Georgiche, care amiche e cari amici. Oggi siamo qua per parlare di una nuova pianta, si tratta della giunchiglia. La vediamo qua davanti a noi con i suoi bellissimi fiori gialli. È una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Amaryllidaceae, come il bucaneve che abbiamo già avuto modo di conoscere in uno dei precedenti video. Il nome botanico di questa specie è Narcissus giunchiglia e infatti appartiene al genere dei narcisi. Se tutte le giunchiglie sono dei narcisi non vale il contrario, quindi non tutti i narcisi sono delle giunchiglie. È una pianta che si diffonde naturalmente in alcune zone dell'Europa meridionale e dell'Africa settentrionale ed è spontanea in diverse zone anche del nostro paese. La giunchiglia è una pianta che dà il meglio di sé, come abbiamo detto, in primavera, con questa bellissima fioritura giallo intenso, ha anche un buon profumo ed è una pianta molto versatile che possiamo utilizzare sia in piena terra per bordure, per dare macchie di colore alle nostre aiole, ma possiamo benissimo coltivarla anche in vaso, come vediamo qua. Se andiamo a piantare i bulbi in pieno campo, la stagione migliore per farlo è la stagione autunnale. Questi bulbi rientrano infatti nella categoria dei bulbi autunnali. Vengono piantati a 2-3 cm di profondità e diciamo che riposano per tutto l'inverno, quando poi le temperature lo consentono, a primavera, il germoglio parte dal bulbo e dà origine, come dicevamo, a queste bellissime fioriture. La giunchiglia non è molto esigente, basta che troviamo a queste simpatiche piante un terreno fresco, ben drenato, possibilmente senza ristagni, e un'esposizione che al meglio sarebbe di pieno sole, tollera anche delle posizioni di mezz'ombra, mentre nelle posizioni troppo ombrose si esprime meno. Per quanto riguarda le innaffiature, è bene tenere il terreno sempre umido durante le stagioni di vegetazione e di fioritura. Quando il bulbo poi torna a riposo, dobbiamo stare molto attenti e bagnare poco frequentemente. Il rischio è quello infatti di portare il bulbo a marcescenza, quindi durante l'inverno possiamo anche non bagnare o bagnare proprio raramente, giusto quando il terreno è perfettamente asciutto. La concimazione va fatta durante il periodo di vegetazione e di fioritura, si possono utilizzare dei concimi specifici per le piante bulbose, mentre parlare di potatura su una pianta di questo tipo è un pochino esagerato, semplicemente si interviene con la rimozione del secco quando la vegetazione e la fioritura sono terminati. Bene amici, vi ho detto tutto quello che c'è da sapere per coltivare al meglio le nostre giunchiglie. È un fiore che è legato tra l'altro a una fortissima simbologia, oltre a simboleggiare felicità, amore, ricchezza, ci sono tante altre sfumature, vi invito a approfondirle leggendo il post del nostro blog. Ultimo cenno, è anche un fiore molto legato alla città di Berlino, la Germania produce tantissime giunchiglie ed è quindi un po' rinomata per questo. Bene amici, iscrivetevi al nostro canale YouTube, da qua attivate la campanella per ricevere sempre le ultime notizie su come coltivare le vostre piante preferite. Narcisi e in particolare le giunchiglie e migliaia di altre piante sono tutte disponibili sul nostro sito di vendita online, venditapianteonline.it. Qua sotto trovate tutti i link per l'acquisto, ve le mandiamo a casa sane e salve. E per il momento dai vivai Le Georgiche è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video!